Sì, sì, salve a tutti e prego inserisci il nome della tua azienda, QDSS2, 2 nel senso non in virgolette ma 2 a numero, ok. Avatar, sì, voglio uno bello truzzo, questo è Sinergo da vecchio, questo è il più truzzo però, ce la faccia proprio da truzzo, questo è figo, logo dell'azienda. Questo con le fiamme, sì. Sto giocando a Euro Truck Simulator. Automatico reale, sequenziale. Automatico reale, semplice. Sono freccia giù per fare retromarcia. Bene. È la prima volta in assoluto nel mondo che gioco a Euro Truck Simulator 2. Devo ringraziare qualcuno che credo sia Mr. Reset. Ah, aspetta, qui si può scegliere. No, cosa ho fatto? No. Vabbè, non ho idea di dove cazzo abbia messo il gioco. Comunque, benvenuti su questo gioco. C'ho il navigatore. Beh, è figo il navigatore. Adesso, andiamo avanti. Allora, io non ho mai guidato un camion. Beh, perlomeno non di questa stazza. E soprattutto dei tubi non ho mai portato. E mi sento un po' fuori luogo a giocare a questa cosa. No, no, non devo sbattere. Non devo sbattere. Io sono un guidatore professionista e non devo sbattere. È verde, quindi posso passare perché è un simulatore. E quindi non devo deparare con il camion. Ok, perfetto. No, dovevo girare, ovviamente. Dovevo girare. Mi sono sbagliato. C'è una rotonda. C'è la rotonda, io faccio la rotonda e giro. Ok. Beh, bello, no, Euro Truck Simulator. Oh, caputtana, che è successo? Mannaggia Giuda. Abbiamo perso qualcosa per strada. Aspetta, che mi devo rigirare. Signori, scusate, mi date una mano a fare manovra? Madonna. Oh, no, no, non ti spezzare testa, non ti spezzare. Oh, è un marciapiede, quindi lo possiamo superare. Non è un chissà che cosa. Oh, perfetto, perfetto. Ci risiamo, ci siamo. Non mi dà la precedenza? Merda, il navigatore mi dice che siamo a Parigi. Intanto io per cambiare le marce devo faticare. Questo che è uno stadio? Non lo so. Comunque dobbiamo girare a destra. Perfetto. Rallenta. Oh, oh. Ok, ci siamo, signori. L'ho depositato. Io ho fatto il mio primo carico. Sono troppo bravo. Chilometraggio 7 minuti per fare 2 km, ma va bene uguale, eh? Non ce ne frega niente, sono un novellino. Posso moddarmi il camion? Opzioni, offerte di lavoro. Andiamo in Italia. Verona. Poi basta, solo a Verona sta. 2 ore di viaggio? Ma stiamo scherzando? Ma ti pare che mi faccio un'ora di viaggio? Oh, adesso siamo ancora dei fottutissimi dipendenti. Devo portare i trattori. Devo prendere ancora confidenza col camion, col mezzo. Aspetta. Che bei trattori. No, 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 no. Porca pinna, ci vuole un quarto d'ora per girare lo sterzo. Non sono. Oh, dai. Ma che è? Ma è il camion che è cambiato perché è davvero difficile da utilizzare sto camion. Ok, sto uscendo. No, 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 no. La palla me la decurtano. No, ho sbagliato, ho fatto 400 euro di danni. Porca puttana. Sulla corsia. Dai che è verde, fatemi girare qui. Oh. Ecco. Perfetto, perfetto. Come vedete nessuno rischia niente qui, insieme a me. Camion. Freno a mano inserito, no, lo tolgo il freno. Ah, merda. No, no, come danno un bersaglio. Ok, 1 km, 5 minuti, 1 litro. Ho preso 364 euro. Però ho sbattuto, quindi ho perso 400 euro. Quindi sono andato sotto coi soldi, praticamente. Tempo di percorrenza 4 ore. Ma veramente devo fare 4 ore sul camion? C'è una bomba nucleare. Porto un silos nucleare. Cerchiamo di non sbattere, perché al momento i miei soldi sono 2000 euro. Permesso. Madonna, madonna. Oh, fe, fe, fe. Porca puttana. Non è successo niente, signori, non è successo niente. Porca matosca. È un'insegna indistruttibile. Però adesso, ve lo guidi tu il camion, nessuno mai, eh. È rosso.
Mi faranno la multa se passo col rosso? Porca troia, 350 euro di multa! Ma hanno fatto 350 euro di multa, ragazzi. Ci sono passato col rosso, non è che ho ammazzato una persona. Oh, adesso è verde, possiamo passare. Devo andare veloce perché ho il camion. Bobbo, bo. Come si suona? Con l'H. Bobbo, Bobbo. Ok, devo girare. Oh merda, merda, merda. Scusate, sono nuovo, sono alle prime armi. D'ignoranza. E la mia è una simulazione di una persona ignorante che non sa guidare un camion. Bobbo, però è troppo divertente. Ah, ok, ma i minuti trascorrono molto più velocemente. Bobbo, è tutto insonorizzato. Posso vedere la cabina da letto? Ehi, ho messo la testa fuori dal finestrino come i cani. Bobbo, bobbo. Oh, e se facessi un po' di off-road? No, se ne accorgerebbero, mi farebbero una multa grassissima e grossissima. Però il più grasso è più bello. Vabbè, ma sti cazzi, oh, è un gioco, posso fare quello che voglio. Oh merda. Più o meno quello che vuoi, Redez. Più o meno. I camion non possono andare dove non c'è strada. Più o meno. Mi sarebbe piaciuto uscire da fuori dai confini, ma. Oh! Oh, ma è stato lui a 1.400 euro e mi è venuto addosso. Io stavo facendo manovra. Certo, era l'autostrada, ma. Oh, devo pagare pure l'ingresso in autostrada. Io non lo pago l'ingresso in autostrada. Non lo pago. Vaffanculo, non lo pago. Credo di essermi bloccato. Guasto al motore, visita un'officina più presto. Dai, cazzo, dai! Parti, dai! Ce la. Guasto al motore, visita un'officina. Ma se non riesco ad arrivarci in officina? Aia! Danno al 50%, ma non è colpa mia se mi vengono addosso. Dai, paga. 90 all'ora, wow, 89, più di 90 non va. Vediamo se posso fare amicizia con gli altri automobilisti. Per un intervallo di riposo premi il tasto invio. Ti stai riposando un po'. Oh, ma ho bisogno di dormire. Simuliamo un incidente tra una macchina e un camion. Boom! Hanno messo le quattro frecce. Ops. Beh, c'ho l'antenna. Ho perso un sacco di soldi, ero 2000, adesso sto con 700 euro. Oh, non si supera a destra! Mi ha superato a destra! Adesso lo devo inseguire per ammazzarlo. No, non si fa. Ragazzi, non vi arrabbiate se non so portare il camion, eh. Giuro che non ci gioco mai più a sto gioco. Dai, adesso vediamo di fare la consegna. 3 ore ancora, mamma mia. Ah, io ho una nuova email, ho un'email. Attenzione, devo leggere, non ci sono messaggi, F7. Chiedi l'intervento del soccorso 6 5. Dov'è l'email? Oh, sto a vedere l'email. Ragazzi, Redez è a meno 424 euro e deve chiedere l'assistenza di qualcuno. Ok, riparo tutto, eh. Mi è venuto tutto 36.000 euro, ma non vi preoccupate perché paga la ditta. Paga la ditta, io sono a posto col motore. Bello come gioco comunque, eh. Non l'avevo mai provato. Bello, bello, non è per me, non ve la prendete, eh. Non è per me. No. Mai più.